L'inclusione sociale e il contrasto alla povertà educativa attraverso il divertimento e lo sport in acqua, garantendo ai più piccoli il diritto al gioco e le opportunità educative. Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione, lo special camp a cui hanno preso parte 70 bambini e ragazzi dei punti luce di Roma, gestiti da Save the Children in collaborazione con le cooperative Santi Pietro e Paolo e Anthropos, vivendo per 2 giorni un'esperienza di vela, surf e altri sport acquatici, guidati dalla campionessa olimpica e direttore tecnico delle nazionali giovanili della Federazione Italiana Vela, Alessandra Senzini. Io personalmente collaboro con Kinder ormai da tantissimi anni e con loro abbiamo sempre creato e fatto nuovi progetti, per cui quest'anno, quando mi è stato proposto di fare questa attività insieme anche a Save the Children, sono stata molto contenta, perché credo che quando trovi delle aziende o delle associazioni che hanno questa sensibilità è importante cavalcarle, perché si riflette sui ragazzi in maniera importante. Qua ho visto proprio in loro una luce bellissima quando sono arrivati. Alcuni hanno visto per la prima volta il mare oggi, e quindi ecco, portarli in acqua e poi vedere soprattutto il loro entusiasmo quando sono usciti e si sono divertiti, questa credo che sia la cosa più importante. Cosa insegnano questi bambini a voi? La semplicità anche, no? Perché appunto passare una giornata così per loro è molto importante. Io credo, li ho esortati a divertirsi, ma a vivere proprio queste emozioni e a iniziare a sognare, perché poi lo sport è questo, secondo me, ti dà la possibilità di sognare il futuro. L'iniziativa è stata sviluppata nel contesto della partnership tra Ferrero e Save the Children nel centro dedicato alle attività veliche Waterworld di Marina di Grosseto. La 2 giorni è stata caratterizzata non solo dagli sport velici, ma anche dalle attività ludico-motorie del progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero denominato Kinder Joy of Moving, con un approccio educativo innovativo validato scientificamente. Il metodo nasce dal gioco ed è in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale tra i bambini. I segreti del metodo GMUI sono intanto l'approccio olistico, quindi è un metodo molto inclusivo che dà molte possibilità ai bambini di esprimersi, di esplorare, di trovare soluzioni diverse. E in più questo approccio olistico ci permette di stimolare a 360 gradi la persona attraverso ovviamente il gioco di movimento, l'attività fisica, proprio per puntare a obiettivi più ambiziosi, non solamente legati a uno sviluppo fisico, motorio, coordinativo, che è quello che ci si aspetta di ottenere da un'attività fisica, ma in realtà cercano di puntare a obiettivi più cognitivi, di stimolazione delle abilità di vita e soprattutto sulla parte socio-emozionale. In quest'ottica, il metodo Joy of Moving ha spostato l'attenzione dalla performance al divertimento, dall'antagonismo alla relazione. Il valore innanzitutto è un valore educativo e sociale, perché favorisce, come dicevo, la crescita, ma favorisce tutta un'altra serie di valori che vanno da aspetti cognitivi a aspetti emotivi. Il movimento, il gioco, lo sport innanzitutto favorisce il divertimento, e noi non siamo abituati a pensare che il divertimento sia qualcosa di privilegiato, no? Invece non è di tutti, il divertimento, la bellezza non sono alla portata proprio di tutti, quindi creare delle situazioni in cui i ragazzi siano liberi, si sentano tranquilli, non abbiano pensieri, come è giusto che sia per la loro età, e che vivano spontaneamente delle attività di bellezza, la bellezza che abbraccia la bellezza dei luoghi come il mare, la bellezza delle relazioni come tutti i coetanei con cui lavorano, con i loro educatori, la bellezza, che posso dire, dell'attività stessa, perché la vela è un'attività bellissima, no? Che li fa sperimentare se stessi insieme agli altri, quindi sono tutte attività che hanno un valore molto alto, una qualità educativa alta.